sono ancora molti cittadini che non hanno ancora rinnovato le esenzioni per reddito dal ticket sanitario e dal ticket farmaceutico in scadenza il 30 settembre. In Lombardia è stata siglata un'intesa con Federfarma per cui il rinnovo potrà essere effettuato in una qualsiasi farmacia o online. Abbiamo le esenzioni che sono da rinnovare, è stato prorogato il 30 settembre la scadenza, però è importante perché ci sono ancora molti cittadini che non hanno fatto questo rinnovo e la novità importante è che per quanto riguarda ben 5 di queste esenzioni, che sono poi le principali, possono recarsi direttamente in farmacia, quindi in maniera molto, molto semplificata e molto agevolata. Bisogna sapere questa cosa perché è possibile farlo anche agli sportelli di scelta revoca nelle ASST, però noi consigliamo come prima e due modalità o direttamente in farmacia, teniamo conto che qualsiasi farmacia della regione Lombardia, quindi qualsiasi cittadino anche di ATS Brescia che fosse magari in vacanza in questo periodo in altre province, in altri territori, può rivolgersi a qualsiasi farmacia e viceversa noi possiamo anche fare questo servizio per abitanti di altre province. Quindi è veramente molto comodo ed è semplice, a velocità assoluta e vengono accolti dal farmacista, basta il tessera sanitaria con la quale poi il farmacista può garantire sia alla persona sia ai suoi familiari il rinnovo dell'esenzione. Le esenzioni rinnovabili in farmacia sono la E02, E12, E13, E30, E40. Nella provincia bresciana sono 102.000 quelle già rinnovate, ma all'appello ne mancano ancora 186.000.